Allora, caffè, caffè? Sì, abbiamo tormenta, ammucciati perché stiamo chiamando il bar, sai il motivo? Sì. Pronto? Ecco qua. Pronto? Pronto, niente, non risponde. Pronto? Non è questo. È vomitevole questa risposta. È vomitevole. Se io parlo di belle cose, il club G27, i candelai, l'armadio con i vanfiori al pala. Giomba! Vabbè. E non risponde ancora. Giomba! Come va? Tutto a posto, Giomba? A proposito, un'informazione veloce. Lei, siccome c'ha quel gruppo di pensionati che ci ascoltano sempre, non è che c'è Marcello Mandeucci da quella parte, perché lo stavamo cercando. Sì, si è perso, Mandeucci. No, non c'è. Ah, no, povero. Dica, Giomba, di che si è parlato questa settimana? Discorsi di caffè di questa settimana al bar Giomba, si parla di via Roma e via Marqueda, voi avete saputo, no, il budello letteralmente. Per la chiusura, la chiusura al traffico. Circa la chiusura, sbagliato, traffico, cortei, forconi, gente che ciò non si capisce più niente. È vero. Il famoso film diceva che una delle piaghe di Palermo di cui vergognarsi, ciaffico tentacolare, sì, ma forse soltanto quello, non c'è una mattina veramente, fateci caso, passate la piazza Indipendenza ogni mattina, ditemi se c'è una mattina che non restate bloccati in qualche sciopero. Ma perché devo andare a piazza Indipendenza ogni mattina? Giomba, lei vada a piazza Lolli, non lo so. Esatto. Ma io per andare al bar Giomba ci devo passare, non è che c'ho l'aereo come Berlusconi che si possa. Non si può dire aereo. E neanche cosa. Ma mi dica una cosa, Giomba. Ma ecco, con questa chiusura del traffico, voi avete avuto un aumento incremento degli affari? Ma guardi, l'unico incremento che abbiamo avuto è incremento di rotture di scatole. Quello abbiamo avuto, guardi, un incremento eccezionale. Ok. Vabbè, Giomba, allora senta, faccia una cosa. Qua noi abbiamo caffè, quattro caffè, tamarindo, un caffè segreto. Va bene, allora visto che siamo sotto le feste, a tormento non gli dico niente, però in compenso faccio tanti auguri di buon Natale a voi, cari amici, e gli amici all'ascolto di Radio Time. Grazie, Giomba, grazie. Auguri a te e ai tuoi banconisti, perché i banconisti ringraziano sempre per le feste. Ci sentiamo alla prossima. Buon Natale, Giomba, buon Natale. Dice Tormento se sono arrivati i soldi. Se sono arrivati i soldi. Dice devi mandare il resto, Giomba. Organizzati. Ciao Giomba, buone feste. Un abbraccio, ciao. Ciao, siamo arrivati alla conclusione. Io li scrivo io i testi. No, se li fa scrivere da solo, è fantastico. Tormento. Come Tormento, prego? Quando cado dal letto, Quando cado dal letto, gli vengono così.